Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Questa mattina parliamo di politica e lo facciamo con una visione dal Consiglio regionale del Veneto, una visione al femminile, perché è venuta a trovarci Elisa Venturini, che è appunto il capogruppo in Consiglio regionale per Forza Italia. Buongiorno e bentornata. Buongiorno e grazie per l'invito. È la prima volta tra l'altro che viene in veste di consigliere regionale a 7 in punto e quindi è anche l'occasione per parlare un po' di quello che accade all'interno del Consiglio regionale in tempi di pandemia, perché noi abbiamo fatto un resoconto di qualche seduta del Consiglio tra il bilancio che vi ha impegnato durante la fine d'anno e queste prime sedute dell'anno, in cui sono stati anche appena nominati i delegati che andranno ad eleggere anche il Presidente della Repubblica, però ovviamente gli occhi sono puntati sul Presidente Zaia e sulla pandemia in generale. Invece l'attività del Consiglio prosegue, quindi volevamo anche uno sguardo, capire come è anche possibile operare e su quali principali direttive state operando in questo momento così delicato, in cui anche i fondi sono molto destinati alla pandemia. Beh, intanto c'è da dire che noi come consiglieri regionali abbiamo vissuto l'esperienza a partire da settembre dell'anno scorso già in pandemia. Quindi io non so che cosa significhi svolgere un'attività in regime, diciamo, ordinario, perché noi abbiamo affrontato già da subito il clima, il regime legato alla pandemia, che significa essere pochi in aula, sempre presenti con le mascherine. Alcuni colleghi, io addirittura dopo mesi e mesi ho visto il volto, perché nelle occasioni in cui ci si riuniva eravamo tutti con la mascherina, questo per darvi l'idea anche della difficoltà comunque dei rapporti, dove in un ambiente come quello di un'aula consigliare è necessario, anche per un fatto di collaborazione quotidiana, riuscire a scambiare anche qualche parola in viso con le persone. E quindi non vi nascondo che questa è un po' una difficoltà anche nelle relazioni. Detto questo, l'attività che viene svolta è un'attività, come sapete, dei consiglieri regionali legata al ruolo legislativo, cioè noi facciamo le leggi. Il Presidente Zaia e gli 8 assessori svolgono un'attività più che altro operativa, noi 50 consiglieri che ci riuniamo a Palazzo Ferrofini ci ritroviamo tutte le settimane per approvare prima nelle commissioni, che sono 6 e si distinguono per materie, i progetti di legge che vengono licenziati dalle commissioni e portati in consiglio, dove ci riuniamo tutti. In realtà in consiglio, appunto, come dicevo, in pochi ci ritroviamo, il resto sono collegati dai vari uffici e si vota tutti insieme, appunto, i progetti di legge che poi diventeranno legge. Io ho la fortuna di essere in aula perché, essendo capogruppo di Forza Italia, ho l'opportunità, ecco, di partecipare e di vivere un po' di più la vita con gli altri miei colleghi. Altre volte abbiamo visto delle classifiche di presenza nel Consiglio regionale. Io ho visto che lei ha il 100% di presenze, quindi anche stacanovista del Consiglio regionale. Sì, allora, ho sempre partecipato, però io dico ai cittadini: non fermatevi nel guardare solo la presenza delle persone. Poi quello che fa la differenza è l'attività che viene svolta a livello consigliare. Dipende poi da quante mozioni vengono presentate, da quante interrogazioni, che sono gli atti che può presentare un consigliere, quindi mozioni e interrogazioni quando si chiedono notizie agli assessorati o al presidente, con le mozioni si sollevano delle questioni sulle quali si vuole in qualche maniera intervenire e votare, oppure appunto gli interventi che vengono fatti sui progetti di legge, dove noi esprimiamo il nostro parere, dove li costruiamo e dove presentiamo gli emendamenti per modificarli. Quella è la vera attività che secondo me dovrebbe essere ben guardata dai cittadini e che periodicamente può essere resa nota, di solito voi giornalisti lo fate, e basta andare sui siti e si vede, sui siti del Consiglio regionale, certo, chi fa. Certo, però, che vedere una classifica con 0 presenze e una vederla con 100 fa un po' di differenza da parte di un cittadino che deve comunque giudicare, certo, un'operatività che è anche l'aula, cioè, perché poi alla fine l'aula, sì, è il momento del, sì, confronto. Sì, diciamo che è un fattore importante, quello della presenza, però si può andare anche a scaldare i banchi. Allora io dico, oltre ad essere presenti, poi c'è anche l'attività vera e propria. Bisogna anche fare qualcosa, giustamente. Ecco, Elisa Venturini in particolare si occupa di due ambiti in regione, in commissione sanità, ma anche in commissione ambiente.
e quindi due aspetti che sono anche particolarmente rilevanti in questo momento in generale, diciamo, perché sappiamo che salvaguardia dell'ambiente, tutto il pianeta ne sta parlando, e la salute, insomma, sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo. Ecco, ci si lamenta molto del fatto che questa pandemia doveva un po' servire anche a ridisegnare la sanità veneta, a dargli un quadro molto più vicino al territorio. In questa direzione il Consiglio si sta muovendo? Che cosa sta succedendo? Allora, in Commissione Sanità, come vi dicevo, ci sono 6 commissioni consigliari dove ci riuniamo come consiglieri. Un consigliere decide a quale commissione far parte, poi comunque può partecipare in base agli argomenti anche a tutte e 6 volendo. In modo particolare ho scelto la Commissione Sanità e la Commissione, come appunto diceva, Ambiente, Trasporti e Urbanistica, dove vengono affrontate le materie riguardanti. Per quanto riguarda la sanità, allora, voi dovete immaginare che il bilancio della Regione del Veneto sono 17 miliardi, un 85% è destinato alla sanità. Questo vi dà l'idea che conoscere la sanità... Forse anche un po' di più, visto che è andato anche a sforare il bilancio questa volta. Sì. Quindi questo vuol dire che un consigliere regionale conoscere un minimo di sanità veneta permette di capire un po' come vengono destinate le risorse. La nostra sanità è complessa, quindi questo richiede anche tempo e richiede anche di capire un po' come è strutturata, perché nasce oggi la nostra sanità. Nasce, voi sapete che le regioni sono degli anni 70, viene costruita con un modello ben preciso dove c'è l'integrazione di sanità e sociale. Ed è un modello, ad esempio, completamente diverso dalla Lombardia. Allora noi cerchiamo, e questa pandemia ce l'insegna, che anche l'aspetto territoriale dei servizi è un aspetto che dobbiamo curare di più e dobbiamo tenere seriamente in considerazione. E in questo senso sono indirizzate anche le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, questo denaro che arriva dall'Europa, che è destinato in base a dei criteri ben precisi stabiliti dall'Europa, e tra questi c'è sicuramente la sanità. E quando noi parliamo comunque di sanità includiamo anche altri filoni finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono ad esempio la digitalizzazione, quindi l'aspetto digitale che viene inserito nella sanità. L'aspetto digitale che forse magari per i cittadini ancora non è ben chiaro che cosa, come si trasformerà la sanità, e diciamo che cosa vuol dire, ci sarà, visto la penuria che c'è anche di medici, la possibilità di avere strumenti telematici per averli magari più vicini, per avere anche una struttura diagnostica, le famose cartelle sono già in gran parte anche digitali, però forse si va ancora in maniera più forte verso questa direzione. Sicuramente la telemedicina è uno degli ambiti dove verranno maggiormente investiti i denari che provengono dall'Europa, perché questo tipo di investimento rientra in quella tendenza a garantire i servizi a livello territoriale, soprattutto domiciliare. Ci saranno, continueranno ad esserci gli ospedali di riferimento, e questo per la trattazione degli acuti, cioè quando tu hai una malattia che deve essere affrontata a livello appunto sanitario ospedaliero, ma poi la tendenza è quella di occuparsi delle persone all'interno della propria abitazione. Quindi la direzione è un po' quella dell'assistenza domiciliare e del fatto di dare dei servizi che siano il più vicini possibile al cittadino. Si stava lavorando ad esempio per l'individuazione delle cosiddette case di comunità. Allora c'è la figura del medico di medicina generale, si incominciano ad avere appunto queste case di comunità, oltre agli ospedali di comunità, che dà l'idea come si costruiscano delle strutture che possano dare dei servizi che permettono al cittadino di evitare l'ospedale e di essere invece seguito da altre tipologie di servizi. Adesso di questi tempi sembra un po' fantascienza, perché appunto gli ospedali sono a scartamento ridotto, già fanno fatica, cioè sappiamo che sono state bloccate le attività di elezione, molti ambulatori in molte zone, quindi è un percorso che comunque ha subito uno stop. Sì, e la motivazione, guardate, vale adesso e varrà anche per il futuro, è legata non tanto alla strumentazione, che quella con le risorse che vengono anche destinate adesso può essere garantita. L'altro aspetto sul quale bisogna puntare l'attenzione è il personale, cioè quello che, di cui siamo carenti in questo momento sono gli operatori sociosanitari, i famosi OSS, cioè le persone che fanno assistenza, si prendono cura
all'interno delle, ad esempio delle RSA, piuttosto che degli ospedali delle persone, piuttosto che gli infermieri, piuttosto che i medici. Allora, va fatta tutta un'attività di programmazione che permetta di garantire quelle figure che sono indispensabili. In questo momento storico facciamo fatica, nonostante escano i bandi, i concorsi di selezione per operatori sociosanitari, PEOS, oppure per infermieri, si fatica a individuare queste figure. Non si presentano i concorsi sostanzialmente. Allora bisogna ragionare su questo, perché sempre di più con una società che sta invecchiando, dove oggi abbiamo un quarto della popolazione veneta e italiana che ha più di 65 anni, ma nel 2050 sarà un terzo, dobbiamo tarare oggi per domani tutte le nostre politiche sanitarie e non solo in realtà, proprio per fronteggiare questa società che sta sempre più invecchiando. E per quanto noi oggi facessimo partire delle politiche di nascite, però c'è questo gap di 20 anni, poniamo che da oggi incominciamo ad avere ogni anno un boom, però di fatto di qui ai prossimi 20 anni c'è un problema. Allora, c'è stato però una leggera crescita, anche una buona notizia bisogna darla. Il Covid ha portato qualche nascita in più, per fortuna, siamo stati più in casa, forse, chi lo sa. Qualcosa in questo senso si è mosso, però appunto non sarà mai sufficiente a colmare questa situazione. E poi non so come rincorreremo questa cifra, cioè quanto tempo ci metterà la sanità per riadeguarsi a questa situazione. Molto probabilmente cercheremo anche all'estero, perché volenti o dolenti gli italiani, determinati lavori, sto pensando all'operatore sociosanitario, bisogna vedere quanti sono disponibili, perché è una professione non facile, bisogna essere anche portati. Si aggiunge anche il fatto che bisogna anche essere ben pagati, perché l'altra questione di fondo è, per determinati lavori ci vogliono anche delle retribuzioni adeguate, perché sennò poi non sono più appetibili e quindi nessuno va a fare dei lavori di un certo tipo senza avere una buona paga. Questo è anche l'altra questione. A proposito di paghe, lei è intervenuta varie volte sulla questione annosa che riguarda la sanità padovana, che non si sa per quale arcano inghippo da tempo, e invece lamentano proprio i sanitari padovani, che sono uno dei punti di riferimento di tutta la sanità veneta, stipendi più bassi. Da questo punto di vista ci sono novità, prospettive? Allora, dei fondi sono stati stanziati. In realtà poi noi andiamo a vedere, a conti fatti, l'aumento che c'è è proprio irrisorio. È un gap questo, ma come succede sempre in Italia, della famosa spesa storica. Cioè tu ti ritrovi ad avere dei parametri che vengono applicati, anche a livello italiano, alcune regioni rispetto ad altre, dove non si sa per quale motivo, o forse si sa, ma sta di fatto che sono sempre state stanziate delle somme di un certo tipo e quindi si continua a riconoscere quelle erogazioni di soldi. Chi ne prende meno, fino adesso insomma è andata così, quindi continueranno a prenderne meno. Invertire questi meccanismi è difficilissimo in ogni ambito. Allora, la battaglia che va fatta, a mio avviso, è quella di sensibilizzare ulteriormente e cercare di recuperare ulteriori risorse, perché il problema è che tu non puoi andare a sottrarre ad altri sanitari delle altre ULS, delle altre province, delle quote di retribuzioni, certo, per darle ai padovani, perché sono diritti acquisiti, perché poi per un fatto di equità diventa difficile. E bisogna recuperare ulteriori risorse, ecco, la nostra battaglia è quella di andare a recuperare ulteriori risorse. Invece per quanto riguarda un'area, diciamo, che è sempre sotto attenzione, c'è cioè quella di Schiavonia, dell'ospedale di Schiavonia, che essendo diventato ormai Covid Hospital per la nuova fase di emergenza, sappiamo che c'è tutta un'area della provincia di Padova che sta lamentando appunto il fatto di non avere più risorse e servizi sul territorio. Parliamo di un'area vastissima, perché va da Montagnana a Piave di Sacco, insomma, bel territorio. Allora, l'ospedale di Schiavonia è stato individuato come ospedale Covid, cioè come struttura all'interno della quale concentrare la maggiore presenza di persone malate di Covid con i trattamenti che sono poi necessari. Ogni provincia ha individuato una propria struttura. Quello che è stato messo in evidenza dal territorio, dai sindaci, e io ho partecipato, devo,
devo essere onesta, alle due iniziative organizzate dai sindaci, perché un consigliere regionale non può girarsi dall'altra parte quando tu hai tutti i sindaci di un territorio che ti dicono che si è in sofferenza, anche perché dietro a quella richiesta che veniva fatta dai sindaci ci sono tutti i cittadini. Quindi a fronte di questo, anche per capire di più, comunque ho partecipato. E il problema di fondo è quello che si dice che sarebbe opportuno distribuire anche in altre strutture i cosiddetti malati Covid, proprio per non sobbarcare tutto il peso su un'unica struttura. Perché il problema di fondo non è tanto la struttura in sé o i posti letto, è il personale necessario a seguire la persona malata di Covid, che ogni tot di ora, ad esempio, deve essere girata per un fatto di respirazione, o tutta l'attenzione che deve essere prestata perché in quel momento si trova in terapia intensiva. Tutto il personale dei vari reparti viene dirottato, soprattutto poi gli anestesisti, nel reparto Covid, e quindi rimane sprovvista la struttura. Paradossalmente, anche se fosse stato individuato, ad esempio, l'ospedale di Monselice, quello vecchio, e fosse stata concentrata lì la struttura Covid, sarebbe stato preso del personale da Schiavonia, dal Madre Teresa di Calcutta, per portarlo lì, e sarebbe rimasto sprovvisto lo stesso. Allora, in questa situazione, sarebbe opportuno riuscire a distribuire in altre strutture, dove c'è dell'altro personale, nella provincia di Padova, ma anche nelle province limitrofe, per non pesare soprattutto sulla struttura di Schiavonia e sulla bassa padovana. E da questo punto di vista ho anche presentato delle richieste con le quali chiedo appunto di valutare altre strutture. Aveva dato la disponibilità al Policlinico di Abano per cercare di ridurre appunto i posti a Schiavonia di terapia intensiva dedicati al Covid, per aprire lì ad Abano. E sembrerebbe che qualcosa su questo versante si stesse muovendo, ecco. Beh, insomma, speriamo che possano avere soddisfazione, perché effettivamente è una battaglia appunto che sta riunendo moltissimi sindaci. Allora, parliamo un po' anche di politica. Intanto, visto che è un esponente di Forza Italia, la candidatura di Silvio Berlusconi a Presidente della Repubblica, che ormai, diciamo, è l'argomento del giorno, visto l'imminenza ormai del voto. Il centrodestra si è ricompattato di fronte a questa candidatura, ma molti si chiedono se non sia un elemento che nasconde un'altra mossa del cavallo, diciamo. Io a Silvio Berlusconi augurerei di arrivare a diventare Presidente della Repubblica, anche per un fatto di riconoscimento della propria attività, e che comunque è stata una persona che molto ha sofferto per i processi che ha subito, perché se poi noi andiamo a vedere anche il libro di Palamara, magari qualche riflessione al riguardo ce la possiamo anche fare su Berlusconi, sulle sue vicende giudiziarie. Ha segnato sicuramente la politica italiana dai primi anni 90 fino ai giorni nostri, e potrebbe essere quella persona che permette di avere quella credibilità che poi continua e garantita da Draghi a livello di governo come Presidente del Consiglio, per portare avanti quelle progettualità che sono necessarie, quelle riforme che sono necessarie per il nostro Paese anche in termini di credibilità di fronte all'Europa. È che può succedere di tutto, perché la preoccupazione sono sempre i cosiddetti franchi tiratori, perché quando il voto è segreto, poi tu non sai mai una persona quando va a votare se effettivamente dietro la segretezza del voto... Franchi tiratori all'interno della maggioranza di centrodestra? Addirittura, ecco, è stata data da parte di Ricoletta al PD l'indicazione agli appartenenti al suo partito, ai parlamentari del PD, di star fuori dall'aula per paura che votando segretamente questi partecipano al voto a favore di Berlusconi. Il post Prodi, diciamo, è ancora una bruciatura che si sente, quella. Allora, la vera questione è quanto il voto segreto, che in queste circostanze viene applicato, possa essere una garanzia per Berlusconi o meno.
Quindi a livello nazionale vedremo se c'è questa tenuta del centrodestra, che mi sembra che, sulla quale non mi sembra che lei abbia una grandissima fiducia, però. Ma io leggo i giornali perché poi magari ho qualche feedback a livello nazionale e sento che c'è grande fermento e da parte di Berlusconi anche grande movimento, dove ci sono anche parlamentari che lo rassicurano. Dopo leggo i giornali e dico, ma chissà cosa succederà, spero bene. Allora, è un tema veramente delicato, che potrebbe essere molto doloroso. Vedremo appunto cosa succederà. Pare che appunto comunque ci sia anche un piano B, che però ancora nessuno ha svelato. Vedremo, vedremo se si paleserà questo piano B. Allora, volevo chiederle anche una cosa a livello territoriale di Padova. Abbiamo ancora una decina di minuti per parlare e volevo un po' affrontare il tema della campagna elettorale padovana, che anche qui diciamo avete individuato un candidato che dovrebbe compattare tutto il centrodestra, che è Peghini, che è stato presidente di... Non è ancora uscito ufficialmente, sì. Però è nell'aria. Non è ufficiale, ma è ufficioso, è tutti i giorni è sulla stampa comunque. Perlomeno Forza Italia lo individua come candidato, sarebbe bello che ci fosse un po' di compattezza anche da parte degli altri partiti del centrodestra. Ecco, dopo le ultime esperienze amministrative in cui avete presentato tardi le candidature, questa è arrivata veramente in maniera molto precoce, però si rischia appunto anche di bruciarla a questo punto. Come procede? Procede che in periodo Covid è tutto molto difficile, se voi pensate assemblee, momenti pubblici, situazioni nelle quali si incontrano le persone, i momenti di cena o conviviale dove hai l'opportunità magari di stringere rapporti, alleanze, sembrano di poco conto, in realtà sono fondamentali ad esempio per costruire le candidature e per riuscire ad impostare anche una campagna elettorale. Non è questo il momento storico più adeguato per fare questo tipo di attività. Io l'ho visto poi ad esempio nella mia campagna elettorale per le regionali, è stato difficilissimo fare le campagne elettorali con la mascherina, dove le persone neanche ti riconoscono, è difficilissimo. Peserà anche questa questione dei fondi del PNRR, perché c'è stata una vastissima polemica per il fatto che molti di questi fondi sono stati dirottati verso il sud e anche in virtù di alcune indicazioni dell'ANCI sui criteri proprio che assegnavano questi fondi, criteri su cui recentemente proprio il ministro Gelmini a Padova ha detto si porrà rimedio trovando fondi in altri ambiti dei finanziamenti da parte dello Stato, quindi non proprio dentro il PNRR, che era un po' una garanzia, diciamo. E questa vicenda è molto pesante, peserà anche questa sulla campagna elettorale? Allora, la vicenda dei fondi destinati ai comuni per la rigenerazione urbana è una vicenda in realtà datata, risale ancora ai primi mesi del 2021, quando lo Stato decide di destinare ai comuni 3,4 miliardi. All'inizio, per indicazione del Parlamento, questi soldi dovevano essere distribuiti tra tutti i comuni, tutte le dimensioni, dopodiché succede che in conferenza Stato-Regioni, non si sa perché, alla fine viene applicato un principio che è quello un criterio, che è quello dei comuni con più di 15.000 abitanti. Da parte di ANCI Veneto, che è l'Associazione dei Comuni del Veneto, facciamo una rimostranza, cioè diciamo se si applica questo criterio che solo i comuni con più di 15.000 abitanti possono accedere a questi 3,4 miliardi, buona parte dei comuni veneti rimangono fuori. I Friuli anche. Questo siamo l'estate del 2021. Questo stesso denaro poi viene fatto confluire per un fatto poi proprio di inclusione di fondi nell'ambito del bilancio dello Stato nei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi è come se venissero trasformati, cioè questo denaro c'era già ed è stato etichettato come Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E oltre al criterio dei 15.000 abitanti in su, si aggiunge anche il criterio della vulnerabilità. Che cosa significa? Che i comuni dove c'è un maggior disagio sociale acquistano più punti e quindi hanno più possibilità di portare a casa questi soldi.
Sono anche i comuni che però hanno meno possibilità di spenderli, questa è la faccenda. E il risultato è che in base a delle simulazioni che sono state fatte tardi, perché poi è dipeso da quando l'Istat ha dato i dati sulla vulnerabilità, verso la fine di quest'anno quindi sono venute fuori un po' le graduatorie e si è capito che questo denaro, il criterio, in base al criterio che solo i comuni con più di 15.000 abitanti e associato a quello della vulnerabilità sociale, ha portato ad escludere buona parte dei comuni veneti. A fronte di questo, ecco che ci sono state le proteste, sono scattate le proteste, e è stato chiesto da parte del nostro presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, poi naturalmente c'è stato un coinvolgimento un po' di tutti i vari, di tutte le istituzioni a livello regionale, parlamentari, per cercare di far presente che era necessario riuscire a garantire questi soldi un po' a tutti i comuni che avevano presentato la richiesta. Il ministro Gelmini si è impegnato e la ministra Lamorgese l'altro ieri è intervenuta in un question time dicendo che si andrà alla ricerca di risorse nel bilancio dello Stato per riuscire a colmare questo gap e a garantire il contributo a tutti i comuni che hanno presentato progetti. E speriamo. Insomma, c'è stata anche una polemica politica legata a questa cosa, perché il ministro Gelmini è venuto a Padova sede di campagna elettorale, sindaco di centrosinistra. Come l'ha letta lei? Perché c'è stata una presa di posizione della Lega molto, molto problematica su questo. Doveva venire Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico e in quota Lega, e negli ultimi giorni ha dato forfè, non è venuto. Ma appositamente, per questioni politiche? Non lo so. Se ne è lavato le mani, come si dice. Non lo so, sta di fatto che è arrivata per colmare questo vuoto che si è venuto a creare il ministro Gelmini. Il ministro che è arrivato semplicemente ha detto che il comune di Padova ha avviato una serie di progetti, sta andando avanti e ha più possibilità di accedere al piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi a questo denaro che proviene dall'Europa. Vuoi che comunque un comune con più di 15.000 abitanti, vuoi che... Insomma, è un comune capoluogo, ha una serie di chance in più per riuscire. Ma comunque Padova, dal punto di vista della progettualità, posso dire storicamente, insomma, è sempre stato un comune propositivo molto anche per... Quindi di fatto il ministro semplicemente ha preso atto dello stato in cui si trova Padova. Non è che abbia fatto alcun endorsement nei confronti del sindaco, ecco, semplicemente da istituzionale si è rivolto ad un altro istituzionale, cioè il sindaco, e ha constatato un dato di realtà. Possiamo garantire che Forza Italia non appoggerà Giordani alle prossime elezioni? No, l'idea è quella, anzi abbiamo detto che si sta lavorando per un altro candidato e naturalmente condiviso dagli altri esponenti del centrodestra. Ecco, fatto chiarezza un po' su questo punto che ha animato il dibattito politico in questi giorni, ci spostiamo un attimo verso i Colli, perché proprio l'altro giorno lei è stata protagonista in consiglio di un emendamento a una mozione sull'utilizzo del CSS al cementificio di Monselice in un'area tutelata del parco, vicina all'area termale, vicino a un laghetto dell'UNESCO, insomma, e questa situazione è sempre il solito problema che vede da una parte la possibilità di industrie e attività produttive di operare in territori fragili e dall'altra però la necessità di tutelare questo ambiente. Come si possono compenetrare queste due soluzioni? Perché lì c'è una grande opposizione da parte del territorio. Allora, all'interno del Parco Colli è rimasta una sola cementeria. In zona Monselice, il comune di Monselice ne ospitava anche altre, e c'era l'Italcementi, poi c'era anche la cementeria Zillo, quindi di tre ne è rimasta una di cementeria, in un contesto che è in realtà incompatibile con quel tipo di attività, ma la cementeria c'era prima dell'insediamento della designazione del Parco Colli. Tutto nasce di recente dalla richiesta che viene fatta dalla cementeria al comune di Monselice di poter installare un silos per lo stoccaggio di minerali di ferro. In quel caso il comune di Monselice pone come condizione, per dare il permesso di porre questo silos, pone come condizione la dismissione della cementeria. Cioè dice all'azienda, alla cementeria, incominciamo a programmare la tua chiusura. Se tu vuoi che adesso io ti faccia mettere il silos. E a questa condizione aggiunge anche il fatto che nel ciclo produttivo
e quindi nelle attività che vengono svolte all'interno della cementeria, non è possibile utilizzare il combustibile che deriva dal trattamento dei rifiuti urbani e speciali, perché attualmente nelle cementerie viene utilizzato un combustibile tradizionale, il combustibile fossile, il petcoke. Però per un fatto anche economico, e anche lo Stato, tra l'altro, con l'ultimo decreto legge sta spingendo in questo senso, facilitando, viene data l'opportunità di utilizzare appunto il combustibile che deriva dal trattamento dei rifiuti. Perché un rifiuto, quando viene trattato, dà origine poi ad un prodotto che non è più rifiuto e che può essere utilizzato nei cicli produttivi. Ecco, il Comune di Monselice dice, ha detto sostanzialmente alla cementeria, tu questo tipo di combustibile non lo puoi usare. La cementeria ha fatto ricorso e da qui è iniziato un contenzioso. Quello che io ho proposto con un emendamento ad una mozione che era stata presentata sull'argomento è quello di dire avviamo un tavolo di concertazione per un accordo di programma in cui ci siano il Parco Colli, il Comune di Monselice, la cementeria, la Regione Veneto, il Ministero dell'Ambiente, perché è una questione talmente delicata che se noi la lasciamo lì c'è una grandissima conflittualità tra territorio, comitati, comune e azienda. Abbiamo finito il tempo. In una battuta, si parla anche sempre in questo territorio dell'ipotesi di un MAB UNESCO. Come la vede questa strada? È salita? Si può percorrere? Come si può percorrere? Intanto bisogna percorrerla, perché avere un riconoscimento UNESCO significa entrare all'interno di circuiti che permettono di portare turisti, e se arrivano turisti vuol dire ricchezza, e se c'è ricchezza vuol dire benessere per un territorio. Al netto che stiamo vivendo in un periodo dove il turismo è massacrato, dove non ci sono spostamenti a causa del Covid, ma contiamo tutti di poter ritornare a viaggiare e a ritornare a vivere. Sfruttiamo allora questo momento di difficoltà e di arresto per impostare un procedimento che ci permetta di avere questo riconoscimento UNESCO e poter quindi sfruttare le bellezze del territorio. Va bene, grazie Elisa Venturini, grazie. Abbiamo un po' sforato, ma non importa, insomma sono tutti argomenti, ce ne sarebbero anche altrettanti di interesse, ci verrà a trovare magari in un'altra circostanza. Volentieri. Anche grazie per la chiarezza con cui ci ha spiegato questi argomenti complicati, e noi ci vediamo come sempre domani. Arrivederci.